Ciao, siamo qui a una nuova puntata della rubrica Un caffè con Leonardo Raso. Oggi sono in compagnia di Chiara Vivani, responsabile corporate fundraising di Compassion Italia Onlus. L'ho detta tutta, l'ho detta bene, però adesso Chiara aiutami a spiegare sostanzialmente dietro questo bellissimo titolo cos'è che fa in concreto. Allora, buongiorno a tutti, io sono responsabile della raccolta fondi con le aziende per Compassion Italia, che è un'organizzazione non governativa che fa parte di Compassion International, che ha sede in America. Ok, da quanto tempo esiste questa organizzazione? Da circa 70 anni. Quindi bella consolidata, sì, come storia. E in concreto cos'è che fate? Allora, di cosa vi occupate? Passion si occupa fondamentalmente dei bambini che si trovano in povertà estrema nelle zone dell'Africa, l'Asia e il Sud America. Abbiamo circa 8.700 centri in queste tre macro aree e siamo presenti in 27 paesi. Quindi accogliamo i bambini che si trovano in situazioni molto critiche nei nostri centri. Quindi i centri sono vicino ai villaggi di questi paesi. Di provenienza, diciamo, delle famiglie. Esattamente. Ma sono anche bambini che magari non hanno famiglia? Anche, certo. Ok. E vengono e stanno tutto il giorno presso il nostro centro. E quindi il centro è composto da aule scolastiche, dalla mensa, da attività ludiche, attività sportive. E sostanzialmente gli diamo la possibilità di fare una vita dignitosa, quella che dovrebbe fare ciascun bambino, diciamo, esatto, nel mondo. E in quali paesi in particolare siete attivi? Nel senso, 27 paesi, ma diciamo i continenti dove per la maggior parte siete attivi, quali allora, sono? In Asia siamo presenti, per esempio, in Indonesia e nelle Filippine. Sud America siamo presenti quasi in tutti i paesi. E in Africa per esempio Ruanda, Togo, Kenya. Diciamo tutti quei paesi dove la situazione è sempre molto molto, sì, complessa, no? Anche per magari eventi bellici attuali o pregressi. Uh-huh. E tu nel particolare il tuo ruolo qual è, insomma, in questa bellissima organizzazione? Io lavoro qui da Roma e mi occupo di delle aziende, quindi cerco di sviluppare progetti che vanno a implementare i nostri centri con le aziende di Roma e dintorni, quindi raccolta fondi tramite aziende. E quindi, giusto per capire un pochino meglio, un'azienda di Roma, insomma un'azienda che entra in contatto con te o in generale con Compassion Italia, e che tipo di aiuto può dare? Cioè cos'è che concretamente l'eventuale finanziamento, l'eventuale donazione in denaro può contribuire a creare nel vostro caso specifico? Ma ad esempio propongo progetti che possono essere la costruzione di un'aula scolastica oppure la costruzione di una mensa o anche la costruzione dei bagni che noi diamo per scontati. Certo, assolutamente. Sono. E quindi l'azienda sostiene concretamente questo progetto che poi possono andare dai 2.000 euro in su, quindi sono anche cifre abbastanza contenute per le aziende, e una volta che decidi di sostenere questo progetto noi a quel punto lo confermiamo al centro e si parte con i lavori. Dopodiché c'è una reportistica, un monitoraggio dei lavori che io ovviamente tendo ad informare sempre l'azienda con questi report, e poi a conclusione del progetto il referente dell'azienda può anche decidere di andare in loco e vedere cosa concretamente accade. Ah, bellissima questa cosa. Sì. Quindi diciamo io, per esempio, azienda che sponsorizza un certo progetto in un paese, nelle Filippine, li menzionavi prima, a un certo punto, se sono desideroso di capire effettivamente, toccare con mano un po', certo, il risultato del mio piccolo, sempre piccolo rispetto ovviamente a quello che si può fare, contributo, posso andare lì in loco, sì, e vedere cosa avete fatto. Sì. Ecco, questo è molto importante, insomma, diciamolo e sottolineiamolo, perché ora che stiamo registrando questo video, che siamo, diciamo, ai primi di febbraio del 2024, quando si parla di no beneficenza, senza fare menzioni particolari di persone che manco forse meritano essere menzionate, però obiettivamente c'è sempre molta diffidenza, no? Troppo, sì. Perché la paura del, diciamo, del cittadino,
del finanziatore in generale, che sia un privato, che sia un'azienda, è sempre quella di dire: ma poi questi soldi, no? Mm-hmm. In realtà dove vanno a finire? Io magari do, non so, 3.000 euro o 500 euro, perché si possono fare anche donazioni più esigue in base ovviamente a quello che uno ha come possibilità, e però c'è sempre questo dubbio, no? Latente, ma sti soldi siamo sicuri che poi vanno ad aiutare chi ne ha bisogno, oppure si perdono nelle strade, cioè, per strada? Cioè, in Italia ci sono stati casi pazzeschi, no? Con le donazioni per terremoti, dati alle banche, contestazioni, cioè, ecco, voi invece da questo punto di vista come fate a garantire che quello che viene dato, pagate anche i giusti costi di organizzazione, perché comunque dovete mantenere una struttura importante che si dà da fare in giro per il mondo, però voglio dire che appunto quello che viene donato poi effettivamente vada a destinazione. Allora, intanto ci tenevo a dire che come su tutte le nostre schede tecniche che io presento alle aziende c'è proprio un riferimento, un'informativa che riguarda proprio quanto viene dato sostanzialmente concretamente al centro e quanto viene trattenuto per le spese vive. Ok, quindi c'è molta trasparenza da questo punto di vista. Sì. E poi ancora da sottolineare questa grande possibilità per chi lo volesse fare di potersi recare in loco e vedere, vedere con toccare con mano, perché mi sembra tu hai fatto anche dei viaggi, no? Mi accennavi prima. Dove sei stata? In Kenya. Con la referente CSR di un'azienda di Milano che aveva contribuito. Ecco. Cioè, proprio l'azienda ha sostenuto dei progetti con noi, tutti in questo centro in Kenya, e lei è venuta con me, l'ho accompagnata appunto al centro, abbiamo visitato, abbiamo conosciuto tutto il team del centro, siamo andati a trovare anche le famiglie di questi dei bambini, quindi insomma è stata un'esperienza meravigliosa. Immagino, perché lì ti si apre un po' il cuore proprio, si allarga. Sì, poi alla fine ci siamo rese conto ovviamente entrambe di quanto poi quando vai a vedere e tocchi con mano, allora a quel punto no, ti rendi conto veramente che stai facendo qualcosa di concreto, no? Sempre nel tuo piccolo, però stai facendo qualcosa di concreto. Allora, noi stiamo parlando adesso di aziende, ovviamente, però ti lancio un'idea, ma giusto per capire un pochino meglio come poter dare un contributo, nel senso, io come sai opero nel campo immobiliare e soprattutto mi occupo di compravendite di immobili che sono di proprietà di privati, quindi non di aziende. E a volte può succedere appunto che c'è il privato che venduto l'immobile, magari perché viene da una eredità, era una vendita magari inaspettata, quindi soldi inaspettati, ti guarda come per dire quasi ma ora cosa ci faccio con questa cifra. Allora, è vero che magari non tutti possono andare a investire cifre importanti, perché poi in realtà nel concreto ognuno ha le sue esigenze, però invece anche i privati possono dare dei contributi piccoli, grande, cioè da dove ci fosse un signor Rossi, il famoso signor Rossi che gira in tutti gli esempi del mondo, ma come può dare un piccolo contributo? Allora, intanto Compassion nasce proprio per il sostegno a distanza, quindi si può sostenere un bambino da qui e con una base di 29 euro al mese, e lo sostiene a tutto tondo, per cui gli garantisci le cure mediche, l'alimentazione e tutto quello di cui ha bisogno un bambino nei nostri centri. E questo è un modo in cui tutti noi potremmo, no, contribuire, e si può fare. Altrimenti ci sono i nostri programmi, che sono programmi aperti, per cui si possono fare donazioni libere dai 10 euro in su, e c'è il programma che riguarda i fondi emergenza, come per esempio il caso del terremoto ad Haiti, quindi fai una donazione di 10, 20, 30 euro e quei soldi vanno specificatamente per quell'area colpita magari da quell'emergenza del momento particolare. Poi c'è il programma istruzione e formazione, quindi si può fare una donazione e andrà in uno dei nostri centri in cui in questo momento c'è più necessità per l'istruzione, quindi magari per creare un laboratorio informatico, del genere. Certo. E il programma mamma bambino, che invece riguarda le giovani donne che vengono nei nostri centri perché aspettano un bambino, e noi le
diciamo, curiamo e le supportiamo nella gravidanza e nella nascita del bambino. Quindi sia da un punto di vista medico, sanitario, che da un punto di vista psicologico o di assistenza, diciamo, a tutto quello che, per tutto quello che può essere l'esigenza sia della madre che del, del nascituro del bambino appena nato. Magari. Esattamente. Sono dei programmi in cui il singolo può decidere di fare donazioni assolutamente libere. Quindi, mentre il progetto che propongo all'azienda è un progetto che ha una cifra contenuta anche quella, ma magari appunto poi va colmato l'importo, con l'azienda, con il programma libero si può fare la donazione che si ritiene più opportuna. Bene, senti, una curiosità, c'è mai stato per esempio qualche ragazzo o ragazza di uno di questi centri che voi avete contribuito ad aiutare, che poi una volta aveva avuto la fortuna di essere stato strappato a situazioni di grave indigenza e ha fatto il suo percorso magari di studi, di sviluppo, e poi magari invece è venuto per esempio in Italia per proseguire gli studi o per fare altro? Avete avuto una testimonianza tangibile di qualcuno? Allora, quando sono stata in Kenya ci sono stati questi ragazzi che hanno fatto una presentazione, perché noi eravamo lì, e hanno raccontato le loro storie. Tanti di questi ragazzi sono andati in America a studiare, per esempio, ma la cosa che mi ha colpito di più è che tantissimi ragazzi dei nostri centri, che vengono accolti proprio perché provengono da situazioni molto disagiate, fanno gli studi, riescono finalmente a diplomarsi e tutto quanto, e poi decidono di rimanere nei nostri centri. Fanno parte poi del team che aiuta altri bambini nel loro percorso. Quindi bellissimo anche questo. Senti, per coloro che volessero contattarti, al di là che noi poi ora metteremo poi in sovrimpressione i tuoi recapiti e anche nei commenti, tu preferisci essere contattata tramite mail o dei formulari, qualcosa? Come la mail va benissimo, e poi il nostro sito Compassion. Possiamo dirlo, sì, qual è? www.compassion.it. Perfetto. Quindi ringrazio Chiara Vivani per la sua testimonianza, anche per l'attività che svolgi, perché è sicuramente encomiabile, e grazie aver partecipato a questa terza puntata della rubrica Un caffè con Leonardo Raso. Oggi abbiamo parlato pochissimo di immobiliare, ma perché era assolutamente più importante dare spazio a questa esperienza di Chiara. Quindi Chiara, grazie ancora. Grazie davvero. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao a tutti.